Angoscia, la seconda di tale o tal'altra circostanza. Il soggetto amoroso si sente trascinato dalla paura di un pericolo, di una ferita, di un abbandono, di un improvviso cambiamento. Sentimento che egli esprime con la parola angoscia. Stasera sono tornato solo all'albergo. L'altro ha deciso di rientrare più tardi. Le angosce sono già lì, come il veleno preparato, la gelosia, l'abbandono, l'inquietudine, per potersi manifestare pienamente e si aspettano solo che passi un po' di tempo. Con calma prendo un libro e un sonnifero. Il silenzio di questo grande albergo è sonoro, indifferente, idiota. Lontano orgoglio delle vasche da bagno che si stanno svuotando. I mobili, le lampade sono stupidi. Niente di amichevole che mi riscaldi. Ho freddo, torniamo a Parigi. L'angoscia sale, ne osservo la progressione, come Socrate chiacchierando, e io leggendo sentivo accrescersi il freddo della cicuta. L'ascolto precisarsi, sollevarsi, come una figura inesorabile sullo sfondo delle cose che sono lì. E se affinché succeda qualcosa facessi un voto? Lo psicotico vive nel timore del crollo, di cui le diverse psicosi non sarebbero altro che le difese. Winnicott. Ma la paura clinica del crollo è la paura d'un crollo che è già stato subito. E vi sono dei momenti in cui un paziente ha bisogno che gli si dica che il crollo, la cui paura mina la sua vita, è già avvenuto. Lo stesso avviene, a quanto sembra, per l'angoscia d'amore. Essa è la paura di una perdita che è già avvenuta, sin dall'inizio dell'amore, sin dal momento in cui sono stato stregato. Bisognerebbe che qualcuno potesse dirmi: non essere più angosciato, tu l'hai già perduto.